Perché hai deciso di abbracciare il progetto Apriamoci e condividere con noi tutta la tua conoscenza? Sono un'aerobiologa dell'ARPAM e quindi studio pollini per compito di istituto, quindi trovo i pollini nell'aria. E la ricerca avevo già allargata al miele. E adesso, sinceramente, formare nuove leve come voi mi fa molto molto piacere, un passaggio di esperienza e anche di professionalità. Lei per noi è un esempio di professionalità, per l'energia che investe in tutto ciò che fa, per la passione che riesce a trasmettere e per la generosità con cui condivide il suo sapere. Cosa si aspetta da noi nuove generazioni? Ha un consiglio da darci per crescere umanamente e professionalmente? Chiaramente devo ringraziare il mio percorso professionale e lavorativo che mi ha portato a conoscere ed esplorare molti ambienti, ma anche mi sono mossa anche nei campi analitici, chimici e biologici. La mia ricerca continua della conoscenza mi ha portato appunto ad approfondire ogni tematica che ho trattato. Ho fatto della conoscenza il motore della mia vita. E tutto ciò mi produce energia, quell'energia che amo trasferire, anche perché la conoscenza muore se non è condivisa. Per cui, per rispondere alla vostra ultima domanda, quale sarà il mio suggerimento alle nuove generazioni, lo faccio attraverso la fase di Cartesio. Il dubbio è l'inizio della conoscenza. Ponetevi sempre molti interrogativi, approfondite la vostra curiosità e soprattutto cercate di sapere e conoscere quello che non conoscete, quello che non sapete. La partecipazione e la diffusione del sapere sono la base dell'evoluzione umana.